Salve a tutti e bentornati in Mega Man XA. Siamo alla settima, no, ottava, mi sembra più ottava puntata. Nello scorso episodio avevamo finito i Maverick, infatti avevamo raggiunto pure il grado GA con X e con Zero. Esiste anche un grado UA per entrambi, che richiede di prendere 9.999 anime di Maverick e vabbè di Nightmare per essere aggiunto, e ci dà 5 parti ci dà la possibilità di installare 5 parti. Nel frattempo mi vorrei giusto installare un'altra parte. So, Power Drive, proviamo Power Drive. Ah, posso installare solo una parte limitata per volta. Allora, non posso installare la parte Speedster, che renderebbe lo scatto più rapido, perché c'è una ragione. Anzi, me la installo, va. Così vi posso far vedere un altro esempio del design spettacolare di questo gioco. Dunque, gate, livelli di gate. Con, beh, immagino che porteremo la Blade Armor. La musica epica che ritorna. Allora, notate quanto salta in avanti X, ok? Traiettoria molto forte. Anche se credo che Speedster, mazza quanto corre. Mi sa che non è la parte per lo scatto migliorato Speedster. Vabbè, meglio. Allora, Ice Burst. Forse questa parte non è così tanto utile, perché avete visto, mi sa che mi rende solo la vita più difficile. Allora, scegliamo una parte migliore. Le abbiamo direttamente. Life Recover è praticamente essenziale. No, 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 e poi no. Non esiste che rifaccio questo gioco. Allora, continua. Carichiamo, carichiamo. Dunque, parti. X. Limited. Life Recover. E non lo so, vogliamo fare Rapid S, vogliamo fare Weapon Plus, dai. Anzi, magari non è che c'è qualcosa che ci riduca il danno. Proviamo questo. Togliamo. E questo. Ok, vediamo come va adesso. Sempre Blade Armor. Potrei usare la Shadow Armor visto che oramai possiamo proseguire, ma renderebbe il boss molto più difficile. Allora, adesso come vedete X corre alla velocità normale, scatta alla velocità normale, però salta molto più in alto. Adesso quasi quasi riusciremo quasi ad arrivare oltre quelle spine senza problemi con la Blade Armor. Mi sono lamentato abbastanza, direi, del design di questa sezione, che proprio ci forza ad utilizzare delle parti che non è detto che noi abbiamo, ricordiamoci sempre, perché sono opzionali. Qui i nemici addirittura ci sono quasi utili, perché ci fermano. Noi
prendiamo danno toccandoli. Certo, magari un po' meglio dovremmo farlo. Però capite più o meno cosa ci si aspetta che noi facciamo. Capite anche perché questo livello è stato disegnato evidentemente da un sadico. Ok, con calma. Facciamoci colpire. Cerchiamo di non prendere le spine, perché dover rifare ogni volta tutta la sezione non è bella. Ok, finito. Da qui, beh, c'è il caos, proprio. Vediamo questa sezione verticale, che ricorda un pochettino quella di Split Mushroom in X4, però solo perché è verticale, non perché è disegnata bene, non perché questo gioco è X4, che era un gioco che era fatto quasi bene. Anzi, proprio bene, X4 era un bellissimo gioco, estremamente divertente. Questo no. Fuori. Lasciami passare. E questo posto lo distruggiamo. Proprio non deve rimanere traccia. Le sezioni fatte bene, signori. Io rimango qui, perché i controlli nessuno mi dice che li guadagno, e il fuoco mi divora. Ora, questa sezione in realtà io riguadagno il controllo. Però, avete visto, sembra il momento che precede l'arrivo di un mini boss. Non sembra che di lì a poco il fuoco debba salire e divorarci. Ah, e questi livelli sono praticamente sicuro che non abbiano nessun reploid da salvare all'interno. Meno male, perché se no, immaginate proprio il caos anche uditivo che c'è qui, con tutti i suoni dei laser che coprono la musica, che sarebbe spettacolare. Allora, vediamo un po' quando è che io riguadagno il controllo. Adesso, quindi, noi ci mettiamo qua sopra, il fuoco lo evitiamo e passiamo oltre. Potremmo anche passare oltre direttamente, ma se permettete, preferisco non fare cose avventate. Hop. Ok, qui invece il fuoco scende, noi dobbiamo scendere con esso. Qui anche il fuoco sale. E qui c'è il ghiaccio pure, di cui preoccuparci. Solo che l'autoscrolling è sempre lento, è come nel livello di Blazitnix, che il fuoco occupa proprio tutta la parte inferiore dello schermo, e quindi noi dobbiamo salire con lentezza estrema. Per fortuna gli amici non ce ne sono così tanti. Ok, siamo alla fine? E qui abbiamo il boss di questo posto. Che credo si chiami Nightmare Mother, la madre dei Nightmare. Come avete visto, sono questi due così che girano in continuazione. Noi utilizziamo direttamente la metal ancora caricata, perché è il metodo migliore, e anzi vi dirò di più,
visto che il buster tanto non è che ci servirà a granché. Qui ritorna il problema che ho già detto, che il colpo caricato viene interrotto quando noi veniamo colpiti, perché se no sarebbe molto più facile. Però sapete che vi dico, io ora, qualcuno mi vuole spiegare come dovrei fare a schivare il boss quando si muove così velocemente? Cioè, guardate, proprio è impossibile. Io intanto ti dirò un bel giga attack e vediamo se ti piace. Però mi devo ricordare che non è che ho cambiato il modo in cui sono mappati i controlli. Allora, forse se continua così riuscirò a caricare un altro giga attack per tutto il danno che mi fanno. Come ho fatto ad evitarlo? Altro giga attack. Altro giga attack. Dai, che ce la possiamo fare. Anche se le possibilità sono poche, ci sono. E quindi, così come ho sconfitto IMAX, sconfiggerò anche te, madre dei nightmare. Esci fuori. E la fine toccherà anche te. Bene, abbiamo finito. Toto, koko made kita ne, Eiria. Kimi ni wa mukashi kara katenakatta. Kimi ga Iie. Anata no hou ga nani mo kamo ue datta wa. Watashi wa tada kadai wo konashite ita dake. Anata wa kadai wo mamoranakatta. Tatta sore dake no koto na no yo. どんなに高い能力があっても正しく使われなかったら意味がない。お前とエイリアの差はそこにあるはずだ。大体レプリロイドだけの国家なんて、人間もレプリロイド、お互い。そんなことはお前が一番。このボロボロの地球を救えるのは誰？人間たちは地下に避難し何にもできない。地上で活動できるのはレプリロイドだけだ。こんな状態にしてしまったのもレプリロイドですよね、 X 君。 X 気にするな。大丈夫だよシグナス、レプリロイドが不完全なことは認める。イレギュラーも発生する。だから僕の実力も正しく評価されなかった。しかしそれだけの自信が持てる。そう、さすがに。Spettacolare quello. でもこれを拾ったんだ。まさに神の導きだね。なんだと、ただの柄、ゼロのかけらだ。聖地に踏み込んだ。ハイマックスもナイトメアウイルスもいとも簡単に作り出すことができた。
正気ではいられなかった。こんなに完璧で最強のものが出来上がってしまうのだから。しかし、上には上がいるもんだ。ここまで。お前には分からないのか。確かにゼロの DNA データは強大な力を持っているかもしれない。でも、使い道を間違えた時からその力は弱まってるんだ。身をもって教えてやるぞ、ゲイト。我が友、ゼロの DNA を利用して、お前の絶対に望むところ、君を倒さない限り、僕、来い、X。Allora, abbiamo qui avuto altro doppiaggio fatto molto bene. Credo a questo punto che in realtà Gate sia diventato un Maverick per effetto del virus Zero che era stato creato in X5. Presumo. Quindi, niente. Allora, qui dobbiamo andare a fare il livello 2, uno dei livelli più odiati della storia, letteralmente. Portiamoci Zero. La musica epica ritorna. Abbiamo qui una sezione verticale. Non credo ci siano abbastanza spine, guardate. Credo che... Aspettate, che qui c'è un problema. Devo rimettere a posto la configurazione. Dunque, continuiamo. Questa volta utilizziamo il Zeta Buster per questo nemico. O se no, utilizziamo il Sensui Zan una volta tanto che può servire a qualcosa. Ah, e tra l'altro avete visto che Zero ha fatto questo salto molto alto? Questo è uno degli attacchi rari. Ah, è l'Hydroga. Ed è praticamente quel salto che vi avevo detto che aveva anche la Shadow Armor. Certo, bisogna dire, il Sensui Zan è inutilissimo come arma, però fa un bel po' di danno quando si riesce ad utilizzare per bene. Certo, mi chiedo perché qui sia pieno di virus Nightmare quando li avevamo sconfitti tutti, quando avevamo sconfitto la madre nel livello precedente, però. Allora, qui credo addirittura che noi potremmo utilizzare che noi potremmo direttamente saltare fino al soffitto in qualche modo e saltare tutta questa sezione, però, cioè l'ho visto fare in alcuni video, però non saprei come eseguire la tecnica. Ecco, questo era un caso di Sensui Zan utilizzato quando non si poteva utilizzare. Ah, grandioso! Proprio quello che volevo. Pronti? Ora, come ci arrivo a quel nemico, non ne ho idea.
utilizzo un altro Recover. No, ho distrutto addirittura un altro. Con le invincibility frame sono riuscito a salvarmi. Se no a quest'ora sarei stato proprio altro che morto. Certo, bello che devo rifare tutto ogni volta che muoio, eh. Ah ecco, così posso saltare direttamente su questa piattaforma. Poi utilizzare un bel giga attack. Certo, bello che io devo rimanere praticamente attaccato lì per forza. Bello, bel gioco, bel design, complimenti. Bravi sviluppatori. E questi perché sono respawnati? Sto utilizzando più Rekkoha di quanti ne abbia mai utilizzati. Perché respawnano i totem però? Io l'avevo distrutto. Allora, qui credo che tipo X con il giga attack della Blade Armor sarebbe più utile di Zero. Ma niente, qui dobbiamo andare di attacchi rodanti. Funziona. Oh, guardate, ci siamo pure avvantaggiati. Anche qui dovrei riuscire a fare una manovra un pochettino complicata, però fattibile per superare tutto con stile e grazia. E andiamo. E chi ci aspetta qui, vi chiederete, perché lì c'è uno Zaku. No, non è uno Zaku. Come si chiama quel robot di Gundam? Boh, vabbè. Ovviamente lui doveva tornare. IMAX. IMAX che stavolta si è fatto un nuovo pattern. Come vedete, non ha più non ha più il vecchio sistema, ma utilizza uno scudo. Vediamo quello che riusciamo a fare. È sempre così. Sempre che allora adesso funziona. Via. Ah, quindi questo attacco è tutto quello che gli serve per crollare, per essere danneggiato completamente. Quindi un saltino, un colpettino di triangolo
E tra l'altro, quindi, questo vuol dire che funziona anche quando si mette al centro. Perché quando lui si mette al centro, funzionano. Gli attacchi con la spada normale. Questo evidentemente conta come un attacco con la spada normale. Dimmi che riesco a farlo così, dimmi che riesco a farlo così. E che al centro non ci va. Uptank. Dai, dai, dai. Dai. Life recover. Dai. Dai. Vai via. Dai. Dai. E andiamo. Sì. IMAX, non sei niente. Allora, qui c'è il jingle di vittoria, lui fa la posa di vittoria e il livello continua comunque. Perché, boh, sempre, non ne ho idea. Oramai questo gioco sta proprio raggiungendo dei limiti in cui proprio lo sviluppo di giochi simili è illegale, dovrebbe essere reso illegale, proprio per la Convenzione di Ginevra. E quindi andiamo avanti. E qui cosa abbiamo? Il compressore di Metal Shark Player. Allora, qui in realtà X e Zero hanno sezioni diverse. Mentre Zero fa questo, X fa una sezione come quella di Rainy Torpid con la pioggia acida. Qui Len Suzan è il nostro migliore amico. Le parti del saltatore non lo sono. Però X in questa parte ha una sezione in cui se ci sono sia le parti del saltatore. Oh, non posso usare le zanne mentre sono accovacciato, non lo sapevo. Vabbè. Sbagliando si impara. Dicevo, X ha una sezione come quella di Rainy Torpid in cui c'è la pioggia acida e lui deve trovare i generatori. Zero invece ha questo. Non saprei dire qual è meglio. In realtà io non ho così tanti problemi con questo compressore di solito. Quando succedono cose come quella che è appena successa, sì, però alla fine non è che ce ne sono così tanti di casi come quello. Tanto distrugge anche i nemici. Quello che non mi piace di queste sezioni è che i checkpoint proprio non sanno neanche cosa sono. Pensare che il peggio deve ancora arrivare. Pensare che io non so neanche quanto è lunga questa sezione, so quello che c'è dopo però, e quello che c'è dopo non è bello. Un tempismo un pochettino più sfortunato per quell'attacco ci avrebbe portato i dritti all'inferno. Ma cosa dico, già ci siamo all'inferno. Zero è così tanto simile nella sua posa accovacciata rispetto a quando non lo è, a quando non è accovacciato, che pensavo che fosse in piedi.
Abbiamo finito? No. Questo ammetto di essere stato stupido, perché avrei dovuto aspettare che fosse passato tutto. Ok. Grazie per i nemici. Meno male che Zero ha il salto doppio. Proprio mai l'ho ringraziato tanto per una mossa così semplice. Pensateci, un salto doppio non è niente di che. Ma quanto ti può salvare? È finita. Siamo fuori da quella sezione. Pensateci, adesso c'è il boss. Adesso sta per finire. Sta per finire tutto. Non è splendido? Oh no, credetemi, non lo è. Salta, forza! Gate. Con questa musica, anche questa epica, Gate che non prende danno dalle mie armi, perché sarebbe stato troppo normale. Gate che invece crea queste sfere d'energia che noi dobbiamo distruggere per danneggiarlo. Denshizan di nuovo è il nostro migliore amico. Ovviamente queste sfere hanno tutte un effetto diverso. Queste sponano Hetmer. Però Zero ha molte armi a sua disposizione e quindi è possibile. Premetto però che se la situazione dovesse farsi troppo scomoda per i miei gusti, io metto subito la modalità principiante e Gate proprio può morire per quanto mi riguarda. Ovviamente non vogliamo assolutamente dimenticarci di quel pozzo senza fondo, no? Pozzo senza fondo, che è la qualità di questo gioco, che proprio sta lì sotto, la potete vedere e toccare con mano. Allora, Gate è un altro dei boss più odiati del gioco. Credo che sia abbastanza ovvio il motivo. Il suo comportamento è dettato apparentemente dal caso. Come vedete, ci sono volte in cui semplicemente non fa nulla. Queste sfere fermano il tempo, cioè rallentano il tempo, queste sfere rosse. Le sfere verdi ci inseguono, le sfere viola sponano a Hetmer, le sfere blu credo che sparino altre sfere in miniatura, e le sfere gialle non vedete cosa fanno, facciano. Allora, Gate mira sempre alla nostra posizione quando si sposta. Noi possiamo in realtà distruggere le sfere. Ah, le sfere blu invece ci attirano. Potrei utilizzare questa opportunità per scoprire cosa fanno le sfere gialle. Ah, ecco, le sfere gialle sparano altre sfere. Il giro attacco, come vedete, sì, è una buona mossa per distruggere le sfere, però
scusate, perché non funziona nel drive recover. Forse non funziona fino a che non abbiamo, già che abbiamo dei sub tank. Non mi spiego però per quale ragione, quando le sfere rosse sono attive, io non posso fare il salto a muro. Cioè, l'avete visto benissimo, proprio con chiarezza, io ho provato a fare il salto a muro, credo che si sia sentito pure il tasto X del controller per quanto ho premuto forte. Eppure Zero è rimasto attaccato al muro a morire. Allora, dicevo, comunque, tra l'altro, il pattern di questo boss, come vedete, è casuale. Tutte le sfere sparano proiettili nella stessa direzione, però non si può sapere quando è che lui sparerà le sfere, che ricordiamoci è l'unico modo per danneggiarlo. Certo, poi, allora, qui serve il sub tank. Però quindi non c'è uno schema vero e proprio per questo boss. È semplicemente un discorso di come... di quando si decide a sparare le sue sfere. Tra l'altro, le sfere pure sono mirate direttamente alla nostra posizione, quindi conviene muoversi sempre. Soprattutto cadere sempre, per cercare di trovarsi direttamente sotto le sfere per poterle colpire poi con Renzi Zan. O semplicemente con la spada. Le sfere però hanno una buona quantità di vita, quindi allora, quasi sì, Matte Sukuda, Matte continua a bloccare il tempo e io allora ti tiro un Rekkoha. Mi prendo il sub tank perché ormai visto che lui finisce sempre per andare dritto verso di noi. Allora, dai, possiamo farcela. Iniziamo da questo presupposto. In un modo o nell'altro è possibile farlo. Qui abbiamo due sfere. Ovviamente il Rekkoha le distrugge direttamente.
dobbiamo evitare di fare cose come quella. In realtà noi dovremmo cercare di allontanarci il più possibile da lui e poi proprio spammare Ren Sui Zan non appena vediamo che sta sparando una sfera, cercando di tenerci più o meno sulla sua stessa linea orizzontale. Potrebbe essere un po' più difficile di quanto sembri. No, vi assicuro, è esattamente difficile come sembra. Forse anche di più. Anche perché Ren Sui Zan, tra l'altro, non è abbastanza forte da distruggere la sfera in tempo. Faccio che muover qui, interrompo il video, guardate, pure se mi devo rifare IMAX, non mi importa, al prossimo dei mover, anzi, guardate, no, al prossimo dei mover proprio, perché è un'ora che sto qui a registrare, quindi al prossimo dei mover interrompo il video. Mi dovrò pure rifare IMAX, mi sentite? Non mi importa. Tanto IMAX abbiamo capito come si fa. Siamo pure riusciti a farlo senza che attivasse la volta this move. Allora, una semplice spadata di quelle che esegue mentre cade dal muro è sufficiente, anche sembra un Sui Zan aereo. È possibile che il Sui Zan aereo faccia più danno di quello a terra? È possibilissimo, in questo gioco se è possibile che questo boss sia stato inserito. Questo c'è stato. Lo Zeta Buster che distrugge una sfera mentre lui è all'interno di essa. Lì non so cosa è successo, onestamente. Ultima vita. Ma se sono riuscito a fare la boss rush in Gunvolt Chronicles Luminous Avenger X senza praticamente ricevere danno, se sono riuscito a fare il boss finale migliorato di Luminous Avenger X senza ricevere danno, allora posso fare questo. Life recover ho detto. Perché non lo prende più? Non lo prende più il life recover. Ma è perché l'ho già usato contro IMAX? Mi stai veramente dicendo che il life recover tiene conto in questo modo dei livelli? Beh, questo è sorprendente. Allora, salviamo. Se il video vi è piaciuto commentate, iscrivetevi, lasciate un like, condividete il video per farlo conoscere ad altri. Se il video non vi è piaciuto commentate comunque dicendo cosa non vi è piaciuto.
così che posso ignorare il contenuto. Il video è finito. Nella prossima puntata inizierò direttamente da Gate. Per il momento invece è tutto. Con la sconfitta vi saluto, con la vittoria vi saluterò la prossima volta. Ciao a tutti!